effettivamente nel frattempo qualcosina è stata recepita, qualcosa però ancora troppo poco rispetto a quello che possiamo fare come ente e alle possibilità che abbiamo di intervento rispetto all'ente regione, ma anche a tutte quelle società, chiamiamole satellite, sulle quali abbiamo effettivo e diretto potere di intervenire. Prendiamo come articolo fondamentale l'articolo 14 del nostro statuto regionale, che ci dice che l'attività della regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. E riprendiamo questo articolo, che evidentemente era molto più avanti a parole rispetto a quello che è stato fatto effettivamente nella nostra regione, all'interno del nostro progetto di legge, che consta sostanzialmente di due punti fondamentali. Il primo: chiediamo sostanzialmente la pubblicazione di tutte le delibere e le determine, quindi anche degli atti dei dirigenti regionali. Dico tutte non a caso, perché evidentemente anche a seguito delle nostre sollecitazioni le delibere sono state pubblicate da agosto 2016, anche se c'era stato detto in commissione che sarebbero state pubblicate da giugno, ma fa lo stesso. Le determine hanno seguito un anno dopo e hanno iniziato ad essere pubblicate ad agosto 2017. Evidentemente manca ancora tutto l'arretrato. Che chiediamo all'interno di una risoluzione collegata a questo progetto di legge di colmare, e poi stabiliamo i termini entro i quali questi atti vanno pubblicati, ovvero 2 giorni salvo ritardi motivati. Lo stesso standard di trasparenza lo vogliamo applicare a quelli che abbiamo chiamato enti satelliti, che sono le agenzie, le aziende regionali, gli enti strumentali e le società controllate. Faccio presente che il nostro bilancio regionale per l'80-70% è sanità, e non avere dei siti delle ASL completamente trasparenti non è francamente un dettaglio trascurabile. E chiediamo anche alla Regione di attivarsi presso le società partecipate, dove evidentemente non abbiamo quote di maggioranza. Perché abbiamo voluto presentare questo progetto di legge quando una normativa sulla trasparenza c'è già? L'abbiamo presentato perché vogliamo che questa normativa venga superata, perché evidentemente la legislazione nazionale non funziona, è troppo complicata, non permette un accesso facile alle informazioni della pubblica amministrazione. Faccio riferimento al decreto legislativo 33 del 2013, che non funziona o funziona male. Chi di voi ha avuto modo di consultare la sezione trasparenza dei siti della pubblica amministrazione e anche quello della nostra regione si sarà reso conto che per andare a consultare le determine è impresa quasi impossibile. Primo, perché vengono pubblicate in blocchi di 6 mesi in 6 mesi, quindi c'è un gap di 6 mesi. Secondo, poi non c'è un campo oggetto, quindi per esempio per la regione io devo sfogliare solamente 150 pagine una per una. Evidentemente non è uno strumento efficace, ma già comunque questa legge prevedeva la possibilità di andare oltre gli obblighi normativi. Poi è intervenuto il FOIA, che come aspetto positivo ha avuto quello di togliere l'interesse qualificato del cittadino, dovrebbe garantire l'accessibilità, non garantisce sicuramente il libero accesso, è un meccanismo farraginoso, le richieste dei cittadini possono essere negate anche illegittimamente, prevedono un tempo di risposta di 30 giorni di tempo, entro i quali l'ente dovrebbe rispondere. Alle volte non lo fa e il cittadino ha la possibilità di rivolgersi al responsabile della trasparenza, che può prendersi altri 20 giorni, quindi 30 più 20, al difensore civico altri 30 giorni ancora, o addirittura al giudice amministrativo per avere magari semplicemente un singolo atto. Che il FOIA non funzioni ce lo dice anche un'associazione, Diritto di Sapere, che su 100 richieste che ha presentato alla pubblica amministrazione solo 73
nel 73% dei casi ha sforato i termini e nel 17% dei casi le risposte non sono state soddisfacenti. Ma io voglio ricordare anche un evento che si è tenuto qui in questa regione alla Sala Fanti, la giornata della trasparenza voluta dal difensore civico alla quale giornata ho voluto partecipare e ascoltare ciò che veniva detto, e anche in questa sede si rimarcava il fatto che questa regione non è pienamente trasparente proprio per quello che dicevamo prima. E voglio riportare un inciso che è stato detto in quella sede, che ritengo molto importante, in cui si diceva che l'informazione è una risorsa scarsa e che è un bene dei cittadini e che a loro evidentemente deve tornare. L'amministrazione è solo un custode che quelle informazioni le deve far tornare ai loro legittimi proprietari. Con questo progetto di legge vogliamo raggiungere anche alcuni obiettivi. Primo fra tutti, un vero e pieno controllo civico anche su come vengono utilizzate le risorse pubbliche, avvicinare i cittadini alla politica, tema quanto mai attuale visto che siamo in fase di elezioni, e poi c'è tutta la questione delle proliferare delle fake news che chiaramente necessitano del cosiddetto fact checking immediato. E in ultimo vogliamo garantire la legalità e prevenire fenomeni di corruzione, e questo è uno degli strumenti a nostra disposizione. Quello che vogliamo fare con questo progetto di legge evidentemente è portare la trasparenza come un valore e non soltanto come un mero adempimento normativo.